Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Il video che state per vedere è il primo di una coppia di tutorial richiesti un po' di tempo fa da un nostro follower su Instagram, LorenzoSilva99, che mi chiedeva un modo semplice per realizzare riflessi su armi e armature metalliche. Per questo motivo, oggi vi spiegherò come realizzare un'armatura argentata con la tecnica del True Metallic Metal, sfruttando lei, la signorina Sequitur Prime, che sarà dipinta con lo schema degli Hallowed Knights. Senza troppi giri di parole, iniziamo. Dopo aver applicato il Chaos Black come primer, ricordatevi sempre di applicare il primer nero quando lavorate con i metallici, applico il colore di base, ovvero il Lead Belcher. Come al solito, più passate diluite sono meglio di una spessa, come recita anche il caro vecchio Duncan, quindi date una prima passata, aspettate che asciughi e passate una seconda. Dopo due passate di Lead Belcher, il colore di base è bello omogeneo. Quello che devo fare ora è applicare su tutta l'area che abbiamo dipinto di Lead Belcher il Null Noil. Io lo sto applicando solo sul gambale, quindi nel mio caso non ci metterà tantissimo tempo ad asciugare, ma ovviamente se lo state applicando su tutta la miniatura potete tranquillamente passare il tempo leggendo un buon libro oppure facendo qualche altra attività ugualmente formativa. Il Null Noil è asciutto e possiamo quindi passare alla fase successiva, ovvero le lumeggiature, creare i riflessi. Riprendo il colore di base, il Lead Belcher, ma non lo applico su tutta la superficie, ma come potete vedere qui, l'applico per esempio solo sulla metà superiore delle placche che compongono lo stivale qui sopra e poi sui vari punti di luce che potete vedere anche semplicemente per i riflessi sulla ginocchiera. Il colore non è un glaze, non è una velatura, ma è quasi come quello di un blending, quindi il colore va un pochino tiricchiato per avere i riflessi belli, belli marcati. Un trucchetto che potete utilizzare per migliorare, per aumentare ulteriormente i contrasti, è quello di applicare le lumeggiature opposte all'ombreggiatura, che diciamo è la base dei riflessi del metal non metal. Quindi se qui ho applicato la lumeggiatura, qui dietro non l'applicherò in questa posizione, ma sulla parte più esterna. Ricordatevi una cosa, se siete in dubbio su dove posizionare i riflessi sulla vostra miniatura, posizionatela sotto una fonte di luce e guardate direttamente dove cade la luce, quindi fate come paesiello in questa foto. A questo punto abbiamo appena abbozzato i riflessi, quello che c'è da fare ora è aumentare i contrasti, ovvero il caro vecchio metti la cera, togli la cera. Quindi lavorando con velature di Abaddon Black le passeremo nelle zone diametralmente opposte rispetto a quelle dove abbiamo applicato il Lead Belcher, quindi se il Lead Belcher è sulla parte più in rilievo, diciamo così, dello stivale, le velature andranno nella parte opposta. Dopo aver lavorato un po' con velature di Null Noil, vedete che il contrasto già è aumentato. A questo punto possiamo quindi salire con le luci, ovvero Runefang Steel. In questo caso lo applicherò restringendo di un pochino l'area di applicazione rispetto a quella dove ho messo il Lead Belcher prima. Quindi non dico che va messo solo sullo spigolo, ma se prima avevamo fatto il 50% del gambale, adesso faremo il 25%, quindi area più piccolina. Grazie.
questo punto ci manca solo un'ultima cosa da fare dopo aver giochicchiato con il Runefang Steel: applicare delle profilature, quindi solo sugli spigoli a questo punto, con lo Storm of Silver, un argento molto brillante, molto intenso, perfetto per far brillare davvero i vostri argenti. E questo qui è il risultato finale. Come avete visto, non è nulla di sconvolgente, ma comunque è una buona miniatura che può risaltare sul vostro campo da gioco. Quindi, come al solito, se avete richieste, dubbi, chiarimenti, cose che volete vedere, non fatevi scrupoli, lasciate un commento qui sotto con tutto quello che vi viene in mente. Cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche dei nostri video. Seguiteci su Facebook e su Instagram. E a questo punto, appuntamento alla prossima con la seconda parte del tutorial sul True Metallic Metal, ovvero come dipingere un'armatura dorata. A presto! Ah, dimenticavo! Doc Nico riceve solo il suo appuntamento.